Ciao a tutti, sono Andrea Novello della NSR, azienda leader del settore slot cars 1 a 32. Insieme affronteremo una serie di video tutorial rivolte a migliorare la messa a punto della vettura. Queste linee guida sono rivolte principalmente a neofiti, ovvero persone che si sono avvicinate da poco al mondo dello slot e che non hanno una conoscenza tecnica avanzata. Per il momento non scenderemo eccessivamente nel dettaglio di questi argomenti tecnici, questo perché andrebbero tenuti in considerazione una serie di fattori variabili che trascendono dalle linee guida di cui andremo a parlare. Oggi parleremo di ingranaggi, ovvero corone e pignoni, come sceglierli e come montarli in maniera corretta. La coppia di ingranaggi è composta da corona e pignone. È possibile intervenire sulla corona o sul pignone per rendere il rapporto di ingranaggio più lungo o più corto. Si sceglie un rapporto di ingranaggio lungo quando abbiamo bisogno di aumentare la velocità massima della vettura. Viceversa, si sceglie un rapporto di ingranaggio corto quando vogliamo incrementare l'accelerazione. Inoltre, con un ingranaggio più corto, la forza frenante della macchina è maggiore rispetto a un ingranaggio più lungo. Per variare il rapporto di ingranaggio, possiamo intervenire sulla corona oppure sul pignone. In questo caso stiamo lavorando su una Corvette C7 GT3 in configurazione Angle Winder. L'ingranaggio standard è infatti 13-31. Usare un rapporto di ingranaggio più lungo nel caso di una corona equivale a usare una corona con un numero di denti inferiore. Da 31, 30, 29, 28, 27 sono tutte corone che allungano il rapporto di ingranaggio. Viceversa, usare delle corone con un numero di denti maggiore, quindi 32, 33 e 34, tendono ad accorciare il rapporto di ingranaggio, per cui un'accelerazione maggiore ma una velocità massima minore. Per quanto riguarda il pignone, un numero di denti maggiore equivale a un rapporto più lungo. Si consiglia sempre di intervenire prima sulla corona, essendo un'operazione molto più semplice. Una volta capito quale ingranaggio va utilizzato a seconda delle nostre esigenze, andiamo a vedere come sostituire gli ingranaggi in maniera corretta. Per cambiare la corona, cominciamo smontando le ruote posteriori. Procediamo smontando la corona. La corona originale utilizza uno spessore apposito per tale corona. In questo caso noi andremo a eliminarlo e utilizzeremo lo spessore necessario. Per quanto riguarda il distanziale utilizzato dal lato opposto alla corona, dobbiamo avere cura di conservarlo perché andrà riutilizzato in fase di rimontaggio. Ogni corona, per ingranare correttamente, necessita di un suo distanziale della misura opportuna. Per scegliere il distanziale giusto, partiamo di base con il distanziale originale. Fissiamo la corona con la sua relativa brugola. Verifichiamo ora il gioco che c'è tra corona e pignone. Se in questo gioco dovesse presentarsi in maniera eccessiva, potrebbe arrecare un consumo anomalo all'ingranaggio. Per cui da un distanziale originale di 2 mm siamo passati a un distanziale da 2,5 mm. Come si può notare, ora il gioco è diminuito. È importante verificare il corretto allineamento tra corona e pignone ed accertarsi che la corona non fuoriesca dalla superficie di contatto del pignone. In questo caso l'ingranaggio è perfettamente allineato. Nel caso in cui cambiando la corona non dovesse essere sufficientemente più lunga o più corta, abbiamo la necessità di intervenire sul pignone. Per farlo bisognerà smontare il motore dalla macchina. Con un saldatore dissaldiamo i fili dal motore. Rimuoviamo la vite di fissaggio del motore. Adesso possiamo rimuovere il motore spingendo verso l'alto in questa posizione. Rimuoviamo il pignone dal motore utilizzando l'apposito strumento. Passiamo dal pignone originale di 13 denti a quello da 14 denti. Per montare il pignone sul motore sarà necessario utilizzare l'apposito strumento. Durante il rimontaggio del pignone è fondamentale mantenere la stessa posizione del pignone precedente,
Per verificare che sia nella giusta posizione andiamo a montare la trasmissione. Il filo destro va sempre sul positivo, ovvero sul pallino rosso del motore. Procediamo per il riassemblaggio della trasmissione. Sarà opportuno verificare l'allineamento tra corona e pignone. In questo caso l'allineamento è corretto. Per oggi è tutto, grazie per averci ascoltato. Se avete delle domande scrivetelo nei commenti e ci vediamo presto con un nuovo video.